di nuovo campo di battaglia, scontri a fuoco per le strade, imboscate, missili dal cielo. Era dai tempi della seconda intifada che non si vedeva un elicottero Apache in azione in Cisgiordania, intervenuto per evacuare 7 soldati israeliani feriti dalla bomba che ha colpito il loro blindato. 4 le vittime palestinesi, tra cui un ragazzo di 15 anni, 45 feriti, di cui 11 gravi in ospedale. Anche un giornalista in condizioni critiche, colpito allo stomaco, nonostante la scritta stampa in evidenza, è rimasto intrappolato su un tetto con altri 4 colleghi. Gli scontri sono cominciati all'alba con l'incursione dell'esercito israeliano alla caccia di 2 miliziani affiliati ad Hamas e alla Jihad islamica, che a Jenin ha una sua roccaforte, che ha rivendicato l'ordigno che ha colpito il blindato israeliano. Il portavoce del presidente palestinese Abu Mazen, che da tempo non controlla più le aree più calde dei suoi territori, accusa Israele di voler ostacolare tutti gli sforzi arabi per evitare un'escalation e chiede l'intervento della comunità internazionale per fermare questa follia israeliana. Un richiamo ad Israele a rispettare gli impegni presi è arrivato dagli Stati Uniti ieri, quando il governo di Netanyahu ha annunciato il via libera alla costruzione di più di 4.500 case negli insediamenti nei territori occupati. Operazioni coordinate dal ministro aggiunto alla difesa Smotrich, leader dei nazionalisti delle colonie illegali.